Allora, questo rosso sta durando un po' troppo. Frecce non sono un optional. Ok, perfetto. Metti la freccia, poi giri, ok? Bene, coglione, sono un pietone io, non trovo mai il semaforo per i pietoni. Boh, me lo torno. Messo la freccia, hai visto, tizio? Para. No, vabbè, un altro rosso, ma dai. Guarda sto coglione col motorino, guardalo, guardalo come è in mezzo al cazzo. Un verde finalmente. Traversi signora, cosa traversi? Non ci sono le strisce pedonali, vuole morire. Ma dov'è sto negozio? Ma l'ho perso? Sono sicura che era qua. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo un altro Italia vs Canada e parleremo di quella bellissima cosa che vi fa sentire tanto adulti quanto poveri, quanto fin troppo responsabili, ovvero la patente. Allora, io volevo fare questo video per parlarvi un po' delle differenze tra la patente canadese e quella italiana, perché io ho preso la patente anche quella canadese grazie al fatto che avevo quella italiana, quindi ho dovuto semplicemente fare gli esami di teoria e di pratica. Quindi diciamo che ho evitato di sborsare nuovamente 50.000 euro per farmi la patente e ho sborsato solo 50 dollari, il che mi va benissimo. Però ho notato tantissime differenze per quanto riguarda la patente. Prima di tutto, qua in Canada possono fare la patente dai 16 anni, mentre in Italia devi aspettare i 18 anni. Onestamente io trovo che sia un po' molto più saggio aspettare i 18 anni per guidare, perché già c'è tanta gente che guida da cani a 18 anni. Figurati a 16 anni quanta gente qui che c'è che guida da cani. Anche se in realtà qui in Canada i vecchi sono il problema, non sono neanche tanto i giovani. La seconda differenza che ho notato è stato il test di teoria, perché al test di teoria tu ti iscrivi, ci vai lì tranquillamente, non devi aspettare che tutto il mondo arrivi, che vi mettete tutti insieme nella stessa sala, che devi aspettare mezz'ora, aspettare gli altri, eccetera. Insomma, c'è una rottura di palle star lì a fare l'esame ed aspettare che tutti finiscano e che tutti ti diano il risultato e tu sei là intanto che muori. Ecco, no, qui praticamente tu vai, ti mettono davanti a un computer, fai il tuo test e durante il test di teoria ti dicono subito se hai fatto degli errori, quindi praticamente ti viene già l'angoscia. Cioè io durante il mio test di teoria a un certo punto mi fanno no, questa risposta è sbagliata e tu sei là, oh mio Dio, ho già fatto un errore, oh mio Dio, adesso mi bocciano. Quindi diciamo che è veramente più stressante, l'ho trovato più stressante qui perché in Italia, prima di tutto in Italia era vero o falso, almeno quando io l'ho fatto nel 2013, quando io l'ho fatto nel 2013 era vero o falso, qua invece era tipo scelta multipla. Io non so quale sia quello peggio, tra vero o falso e scelta multipla, onestamente odio tutte e due. E è stata una cosa molto stressante perché ti dicevano subito che errore hai fatto, quindi quando tu finivi il test sapevi già se hai fallito o se hai passato. Qui hai molte più domande perché hai tipo 5 sezioni e ciascuna delle sezioni tipo 15-20 domande e puoi fare degli errori per sezione. Quindi praticamente quando tu fai il test ogni sezione tipo 3 o 4 errori se non mi sbaglio che tu puoi fare. Quindi praticamente diciamo che qui è più facile rispetto all'Italia che erano tipo 60 domande e potevi fare tipo solo 4 errori, ecco. Anche qui c'è la cosa del che se hai fallito devi aspettare un mese e fin là ci siamo. Per il test di pratica non c'è niente di diverso, l'unica cosa diversa che è stata un po' sconvolgente è stato il fatto che durante l'esame tu devi portare la tua macchina. Avevo ancora la macchina in quel periodo, quindi ho detto bene, quindi quando ho passato il mio test di teoria ho detto dove trovo una macchina, quindi alla fine avevo deciso di comprare la macchina, di praticare e di andare a fare l'esame con la mia macchina, il che è una cosa abbastanza positiva perché comunque quando sei abituato con la tua macchina sai già tutte le cose, ti senti più tranquillo all'esame e onestamente devo dire che è proprio così. Un'altra cosa che è diversa è il fatto che tu non sei obbligato a fare la patente con il cambio manuale. Qua una volta che prendi la patente puoi guidare una macchina manuale e una macchina automatica. La trovo una cosa molto stupida perché
onestamente il cambio manuale è molto difficile, cioè io in Italia che ho fatto la patente col cambio manuale ho detestato tutta la mia vita, ho speso troppi soldi perché non ero capace proprio a guidare, i miei genitori non avevano la macchina in quel periodo, quindi ho fatto veramente tante tante pratiche perché non mi sentivo mai sicura e quindi è molto difficile imparare, c'è chi impara subito perché magari fanno tanta pratica con i genitori, io siccome non facevo pratica a casa le uniche lezioni che potevo fare erano le lezioni in autoscuola. Il fatto che qui diano il permesso alle persone di guidare entrambe le macchine nonostante 100% delle persone, vabbè facciamo un 90% delle persone faccia il test col cambio automatico, è un po' stupido perché il cambio manuale è davvero difficile e serve tempo per imparare. Però qui in Canada diciamo che il cambio manuale non è la migliore delle cose per il fatto che gli inverni sono veramente veramente duri, quando hai un cambio manuale durante l'inverno con le strade ghiacciate, con la neve fino sopra i capelli, non è proprio il massimo. Io infatti ho preso la macchina automatica perché a me non me ne frega un cazzo di avere una macchina manuale, perché io ho odiato, ho detestato tutto quel periodo in cui ho fatto la patente a guidare una macchina. E vai in prima, vai in seconda, vai in terza, perché sei in quarta? Ma vaffa! Quindi sì, decisamente sono molto felice della mia macchina automatica dove uso un piede con due pedali, come giusto che sia. Un'altra cosa diversa è il fatto che la patente qua è bianca. Quindi per loro la patente diciamo che è quasi un documento di identità come noi abbiamo tipo la carta di identità, perché sulla tua patente, oltre che ci sia scritto che è la patente, se devi portare gli occhiali, bla 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 bla, c'è scritto anche il tuo indirizzo di casa. Questa cosa mi dà un po' fastidio perché io l'anno prossimo già cambierò casa e avrò tipo l'indirizzo vecchio, però giustamente quando cambi l'indirizzo ti mandano una specie tipo di collana da attaccare sulla tua patente, così se ti ferma la polizia sai che hai cambiato indirizzo, insomma. Un'altra cosa bellissima è che quando c'è il tuo compleanno ti fanno questo bellissimo regalo di mandarti una bella fattura a casa, perché ogni anno al tuo compleanno tu devi pagare la patente. Tanti auguri a me! Yeah. Sì, devi pagare la patente perché io non ho ancora capito benissimo perché, però a quanto pare in questa somma che tu paghi ogni anno, però a quanto pare questa somma che tu paghi ogni anno include tipo delle assicurazioni che tu dopo eviti di pagare con l'assicurazione quando hai la macchina, se ho capito bene. Quindi diciamo che quando fai l'assicurazione sulla macchina ti costa di meno perché appunto devi pagare la patente ogni anno. Non è tanto, nel senso paghi tipo 100 qualcosa di dollari, però comunque ci arriva il tuo compleanno, non è il massimo. Un'altra cosa che è abbastanza brutta per loro, perché vabbè io la patente l'ho presa subito, c'ero un paio di mesi giusto per prendere il tempo di rileggermi la teoria e di fare un po' di pratica, loro praticamente possono fare la teoria subito, nel senso che iniziano i corsi all'autoscuola, devono fare i corsi, bla 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 bla, poi fanno il test, poi hanno il foglio rosa, quando hai il foglio rosa puoi guidare con qualcuno, puoi guidare sempre accompagnato, un po' come in Italia. Il problema qui è che una volta che tu hai il foglio rosa tu non puoi programmare il tuo esame di teoria, lo puoi programmare solo un anno dopo che hai fatto il test di teoria. Quindi è veramente lunga prendere la patente, cioè va bene hai il foglio rosa, però se hai il foglio rosa devi comunque avere qualcuno accanto a te che abbia almeno 3 anni di esperienza. Infatti io quando ho fatto il test di teoria non mi hanno dato un foglio rosa perché io ho già la mia patente italiana e con la mia patente italiana potevo guidare tranquillamente come se avessi la patente canadese, semplicemente una volta che non sei più studente la tua patente internazionale non vale più niente. La mia patente italiana praticamente, e avevo la traduzione appunto, che la patente, cioè la patente internazionale vuol dire la traduzione della tua patente, quindi semplicemente ho fatto tradurre la mia patente da un traduttore, e questa cosa fa male perché io sono una futura traduttrice e non posso tradurre le cose per me. E ho dovuto pagare tipo $50 per farmi tradurre 2 parole della patente. Spero un giorno di fare anche io così tante soldi. In Italia io avevo un librone di teoria per il fatto che abbiamo i treni, che abbiamo i tram, che abbiamo boiate simili e ogni veicolo aveva un suo limite di velocità. Qua non c'è sta cosa. Tutti i
veicoli hanno lo stesso limite di velocità sulle strade, cioè in città è 50 km, in autostrada massimo 100, mentre in Italia il massimo è 130, se non mi sbaglio, quando sei invece ne ho patentato è 110, se non mi sbaglio, qua invece è 100, però la gente va a 150, quindi va ben così. La positiva, diciamo, qua è che hanno molte più piste ciclabili, quindi diciamo che ti incazzi un po' meno con i ciclisti perché sono in mezzo ai coglioni, ecco. In Italia dovrebbero lavorare un po' su questo e non dare la colpa ai ciclisti che, poverini, hanno deciso di prendere la bici e non inquinare l'ambiente e quindi non hanno neanche spazio. Ogni tanto ti trovi tipo sul marciapiede, ci sono i ciclisti che ti passano accanto e sì, invece qua ci sono veramente veramente tante piste ciclabili. L'unica cosa è che questa città è fatta a colline, quindi io la bici non la prendo neanche se mi pagate. Un'altra cosa è il fatto che qua non esiste questa cosa del neopatentato, ovvero in Italia devi aspettare 3 anni per essere neopatentato per poter guidare tipo veicoli più grandi, se non mi sbaglio, e anche limiti di velocità in autostrada, bla bla bla. Io non so se adesso siano cambiate un po' le cose, perché io comunque l'ho fatto, stiamo parlando di 4 anni fa che ho fatto la patente, quindi se sono cambiate un po' di cose ditemelo, perché io non lo so. Invece qui, cioè non sei neopatentato, una volta che hai la patente, cioè la patente è tua, fine. L'unica cosa è che se fai la patente quando hai 16 anni, anche se la fai quando hai 18, fino ai 22 anni, devi veramente avere zero alcol nel 22 anni, c'è un limite, non è che dopo 22 anni, festone, beviamo, sì, no. Semplicemente dopo diciamo che puoi bere tipo una birra o un bicchiere di vino, ma finita là. Invece fino ai 22 anni diciamo che il limite è proprio zero. Quindi ragazzi, questo è un po' tutto di quello che mi è venuto un po' in mente riguardo alle patenti. Fatemi sapere se state facendo la patente, se l'avete fatta, se avete intenzione di farla, perché onestamente la patente è stata la cosa peggiore che io abbia mai fatto nella mia vita, perché ho lavorato tipo un'estate intera per pagarmi la patente. Ho fallito un paio di volte agli esami, è stato difficile imparare in ogni caso, ho odiato ogni guida che ho fatto, volevo questa cacchio di patente solo per averla, perché tanto dopo non ho guidato, cioè abitavo a Venezia, cosa vuoi che ti serva la macchina a Venezia, ecco. Quindi sì, e anche perché diciamo che in Italia i costi sono molto più elevati rispetto a qua, mentre qua riesci a comprarti una macchina comunque usata anche in buone condizioni, la benzina costa meno, le assicurazioni costano molto meno. In Italia non era la stessa cosa, infatti io in Italia ho preso la patente nel 2013, la primissima volta che ho guidato dopo che ho preso la patente italiana è stata qua in Canada quest'anno, ovvero dopo quattro anni. Quindi sì, fatemi sapere se state facendo la patente, quando diventerete poveri, in bocca al lupo per chi la sta facendo, perché so che è una cosa terribile, però diciamo che la patente serve, purtroppo serve, vi servirà nella vita, anche se non la userete subito, fatela lo stesso perché è sempre importante. Infatti anch'io sapevo che non avrei avuto bisogno della patente quando l'ho fatta, però allo stesso tempo mi è stata utile perché quando sono venuta in Canada ho pagato $50 per far avere la patente canadese, che in realtà qui uso tutti i giorni. Quindi ci vediamo la prossima volta, ciao!